Bellissima gente, benvenuta e prestate attenzione a ciò che udite e vedrete, perché a conclusione del percorso vi daremo dei biglietti con delle domande inerenti a quanto visto e udito. Dovrete rispondere bene, perché a queste domande vi darò la possibilità di partecipare all'estrazione di nomi che risulterà il vincitore del premio. Siete in un luogo che affonda le proprie radici in una leggenda che vi vado a narrare. C'era una volta un castello chiamato Fiorenzuola, che adesso non c'è più, pare, per un tremendo terremoto. Gli abitanti del luogo, non avendo più una casa, pensarono bene di dividersi in due gruppi e costruirono le proprie case, uno a nord, dal nome Nottoria, e uno a valle, dal nome Frascaro. Questi due gruppi lavorarono così intensamente, prima in mezzo ai campi e poi nelle loro abitazioni. Chiedevi, allora, allora, l'altro nome, assemblando frasche, quindi di nome Frascaro, la cui popolazione si dedicava all'allevamento e all'agricoltura, quando tornavano dai campi a tarda sera, dopo il suono dell'Ave Maria, si riposavano nello sasso stracco. Mauri, va fa, va fa. Lo stracco. Chi è stracco? Tu sei? Ma sei? A zappare filù. A zappare filù. Ah, mannaggia. E allora? Lo sai che devo dire una cosa? Però non ti offendi. Non ti offendi. Ma moglie, stamattina doveva portare la ricotta a Marietta, adesso tu è venuto via. Beh, lo sai cosa ha fatto Marietta? No. Stamattina al panorama ha piato un somaro e gli dà noccia. A che fa? A piarla, gli ho da Celestino un figlio da capoccioni. Lo sai che me l'hai tu? Beppetto, un figlio dei Giammaroni. E beh, ma ce la fanno questa, ce la fa tanto, a ciarla da su mezzo la piazza. Ma allora Maurizio se sente così stracco. Ma che c'è vuole stasera per pararla? Lo montone tuo! Lo montone tuo! Lo montone mio! La lasciamo perdere così stracco che so io! Se ne vanga pure! Io sa che faccio? Guarda, mo se... che faccio io sto stracco, no? Mi sono portato alla merenda, ecco! Ubbidienti! Qui sono cucito da bere! Ma io ora sapella dove sta. Vado su a sentire. Ora sapella dove sta. Ma ho portato un pizzetto di qua. E un salame non lo si è portato? No, mi sono portato una scatoletta perché niente. E la scatoletta qua ci fa con tutta questa stracchezza, figlio mio. Che muori in mezzo ai filoni. Il coltello ce l'ho qui. Io l'ho portato. Un lungito. Un boccione e tu ce l'ha. Come fa un cuccito con questo boccione qua? Ci ho portato la vita, non mi dai un cuccito. Come fa un cuccito? Non tanto che dopo non mi basta per me. Ecco. Questo è buono, è proprio da rifilo di tua. È fresco. Se sente. Ecco, la l'unica metto, mi fa se compagnia. Sente poi, se sente spento. Che io devo fare? Vabbè. Voi volete sapere, moglie da deita. Ma che so io quando vado su che mi capita. E vabbè. Allora. Vabbè, mo, vatti un po' a riposare, va. Dai, su, va. Vatti un po' a riposare. Se mi accusi non ti casca. Che vuoi fare? Via. Ma se è buona, ecco la compagnetta mia. Almeno c'è gli altri nostri. Vai, un po' quando ci pare. Lo so male, ma ora tante volte mi pare. State ferma che sono tracciato tu. Sentato senza fa niente. Non ha come senza fa niente. Vattene a riposare, vattene a riposare. La madrona su quello che sì. Ah, ma mi sa che è meglio la riposare. È meglio la riposare.